nella traduzione, naturalmente nella nostra lingua in italiano, ha cercato di mantenere quanto più possibile l'originale, essere fedele alle intenzioni dell'autore, ed è stato una vera e propria sfida. Il georgiano ha degli accenti e delle accentuazioni che sono diverse da quelle dell'italiano. In particolar modo la sfida è stata i finali di frase, no? Che hanno dei ritmi sempre o tronchi, o noi italiano diremmo sdruccioli, no? Come ritmo ternare, cioè un, due, tre come accento, mentre noi la maggior parte delle parole italiane sono tutte sono piane, come amore. Quindi c'è questa differenza tra binario e ternario che, insomma, è stato complesso rendere. Sono andato in Georgia per lavorare nel teatro. Io normalmente faccio il direttore d'orchestra, in questo caso oggi debutto anche io come librettista, un'esperienza nuova anche per me personale. E quindi l'ho conosciuto, è un popolo che mi hanno accolto in una maniera incredibile, hanno legati tantissimo a tradizioni molto forti che musicalmente si riscontrano delle caratteristiche che sono nuove per noi, delle atmosfere, diciamo, modali, che tradotto magari per i non addetti ai lavori semplicemente questo colore molto arcaico, o delle cadenze vocali addirittura molto arabe. Quindi ci sono delle cose veramente intriganti a livello musicale che secondo me vale la pena vedere, è molto interessante, quindi vi aspettiamo. Lui è molto orgoglioso, è molto felice di stare qui in città così bella, così in questo teatro così prestigioso. Per noi questa opera, fare questa opera georgiana, è molto importante e siamo molto orgogliosi, perché questo è un evento molto importante e grande per la musica georgiana, per la storia georgiana. È la prima volta che dobbiamo fare la musica georgiana, la musica di Paliashvili, qui in teatro, nella lingua italiana, con i cantanti italiani, con il teatro italiano, l'orchestra, il coro, e siamo molto felici per questo. Voglio ringraziare maestro Badri Maisuradze, anche Gheorghe Anguladze, anche dalla parte italiana, tutto del teatro amministrazione e tutti chi sono qui. Dobbiamo presentare lo spirito georgiano, questo è importante per noi, e saremo felici e siamo felici che noi dobbiamo essere anche diventare amici musicalmente. Malkaz è un soldato ed è l'amoroso di Maro. Qual è il ruolo di questa, nel ruolo di questa vicenda? È il classico lui, lei, l'altro, insomma la storia è sempre quella, dove in questo caso lui torna a casa della sua innamorata dalla guerra, sostanzialmente torna dalla guerra e si trova in una situazione un po' imbarazzante, in quanto la sua fidanzata, credendolo morto, non sopportando l'attesa così lunga, si è promessa a Chiaso, e quindi inizierà un turbinio di situazioni dove appunto si andrà a una risoluzione che non vi voglio anticipare, perché ovviamente insomma dovete anche venire a vedere lo spettacolo. Amaro è una giovane contadina innamorata di Malkaz, che crede disperso ormai, e quindi si fidanza con Chiaso, ma ad un certo punto appunto Malkaz ritorna e quindi lei è combattuta fra il dovere di doversi sposare e invece l'amore che prova per Malkaz. E ovviamente l'amore sarà più forte e purtroppo porterà un epilogo tragico, come spesso accade nell'opera. Quando si racconta di amore, alla fine è una cosa universale. Quello che ci fa capire di più sicuramente che stiamo ascoltando un'opera georgiana è la musica. Infatti c'è molta musica tradizionale georgiana, ci sono dei melismi particolari che appunto riportano a questo, ed è una sfida appunto poterla cantare. Sono felicissima di tornare qui
Il teatro per me è amico, con tutta la gente meravigliosa che lavora qui. Per me è sempre un grande piacere tornare qua. E in più, comunque, volevo dire che questa opera che facciamo è una bellissima occasione di conoscere anche un altro, la musica di un altro paese. È un'opera che è eseguita spesso in Georgia ed è molto popolare, e quindi portarla in Italia in italiano è un evento secondo me particolare, molto, molto bello. E fra l'altro nella musica proprio si sentono i colori della terra loro, cioè proprio si capisce che è la cultura, la mentalità diversa dalla nostra, quindi secondo me è anche bellissimo conoscere, far conoscere al pubblico catanese questo paese diverso. Io interpreto il ruolo di Nano, è una contadina amica del personaggio principale che è Maro, e accompagno Maro in tutta questa storia tragica del suo amore. Un teatro meraviglioso, di grande storia e tradizione. Avevo avuto la fortuna di cantare altre cose, concerti, ma mai un'opera, un allestimento completo. Questa per me è la prima volta, quindi assolutamente una grandissima emozione. Il mio è il ruolo di Tito, un giovane contadino che guida la rivolta del popolo, perché durante gli avvenimenti c'è questa storia d'amore che si intreccia durante l'opera, però insieme alla storia d'amore c'è anche un nemico che sta arrivando, sta attaccando la popolazione, e quindi c'è bisogno di una sommossa popolare, appunto, di essere guidati per contrastare il nemico che avanza sempre di più. Durante la mia scena c'è il tema dell'inno nazionale georgiano, che appunto risuona e viene cantato poi da tutti quanti in scena, quindi è molto emozionante per noi che non siamo georgiani, figuriamoci per loro che lo sentono come appunto un momento di grande patriottismo. Quest'opera è un'opera che per la Georgia rappresenta una pietra miliare musicale, ma anche storica. E il ruolo che interpreto, questo ruolo di Chiazzo, che è un condottiero, una specie di Guglielmo Tell che trascina il popolo alla libertà, li guida alla libertà, è un ruolo baritonale particolarmente importante, difficile dal punto di vista vocale, mette a dura prova proprio la vocalità del cantante, del baritono, ma anche dal punto di vista interpretativo, sovente amoroso, a tratti diventa collerico, quasi come un alfio nella cavalleria rusticana, con un certo anche allure che corrisponde forse a Iago dell'Otello di Shakespeare, e con tante suggestioni, ecco, che offre questo ruolo, che è molto bello da interpretare. Lui è molto felice a lavorare con l'orchestra, perché questa orchestra, lì sono i professori dell'orchestra a molto livello alto, sono molto bravi, con il suono così morbido, con il suono così bello, bellissimo. E per me è stata grande esperienza, e sono grande lieto lavorare con loro. E anche per me era molto interessante lavorare con il coro, perché loro hanno le voci bellissime e loro hanno una volontà grande a partecipare in questo allestimento, e questa energia anche va a noi. Il cast sono molto bravi, e devo dire che non era strano per me ascoltare la musica georgiana in lingua italiana. Non è strano, anzi, è molto bello sentire questa musica in una lingua italiana. E anche voglio dire che per me, quando ogni giorno arrivo in questo teatro e vedo questa bellezza, sono molto felice, perché questo teatro è una più bello teatro dappertutto, dal mondo. Allora, sono molto felice e sono sicuro che il pubblico piacerà questo allestimento. Grazie.